Cecilia, da I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardare quegli ingombri, se non quanto era necessario per scansarli, quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, di una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano il segno di averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che fra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvisasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, con i capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno. Della madre, che se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con una esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: promettetemi di non levarle un filo intorno, né di lasciare che altri ardisca a farlo, e di metterla sottoterra, così. Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sul letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole.
Addio, Cecilia. Riposo in pace. Stasera verremo anche noi, per stare sempre insieme. Prega intanto per noi che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatosi di nuovo al monatto, voi, disse, passando di qui, verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto, rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina, più piccola, viva, ma con i segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare se non posare sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Oh Signore! Esclamò Renzo. Esauditela, tiratela voi, lei e la sua creaturina. Hanno patito abbastanza, hanno patito abbastanza. Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se alla prima strada deve voltare e se a dritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiocchi lamenti, un pianger di donne, un mugolio di fanciulli.